Considerando che il piano partita è stato mantenuto dai primi 20 minuti almeno al terzo quarto e dal terzo quarto nel momento in cui la partita è andata leggermente nel flusso di Avellino, abbiamo finito di giocare. Punto. Dopodiché, con la grande coerenza che voglio mantenere, non parlo di singoli, ma parlo di squadra. E a proposito di squadra, a proposito di gruppo e a proposito di atteggiamento, è finito in modo totale e definitivo il tempo della comprensione. Io ho finito. Il motivo per il quale il tempo della comprensione è finito e andiamo a leggere se un cambio radicale ci può portare verso una direzione differente da quella che hai analizzato tu e che giustamente, come dici tu, ha un denominatore comune come delle partite precedenti. Questo può essere sufficiente? Questa è la grande domanda, ma è una domanda la cui risposta non è la sede corretta per dare. Può essere utile che ci sia la consapevolezza da parte nostra e la fine della comprensione. Questi sono i passaggi. Poi che ci sia una settimana in più e in meno cambia poco. Lo switch dobbiamo farlo nel comprendere e nel terminare il tempo della comprensione. È esattamente quello che ho comunicato alla squadra. L'ho detto, è un effetto strano perché il massimo rispetto chiaramente, no? dell'Avellino Basket, però tornare ad Avellino è sempre un effetto speciale. Lo strano è non leggere da qualche parte Scandone. Poi non voglio essere io, voglio dire, il punto di una situazione che non conosco e non voglio conoscere, no? Però sicuramente l'effetto bello, tornare ad Avellino, l'effetto strano è che la Scandone oggi gioca a Monopoli. Ma ve lo dico senza avere un giudizio e un'opinione retroattiva, faccio solo una cronaca molto pragmatica e sintetica. Con grande merito, l'ho detto a Giovanni ieri l'altro, con grande merito, perché poi tante volte sbagliando, spessissimo, si implode dentro a noi stessi, no? E non si guarda con attenzione invece che c'è un avversario, quindi dico con grande merito partendo dallo scorso anno, con grande merito per la solidità, mi permetto anche di dire per la profondità, perché vedo 10 giocatori a referto e tutti in un modo o in un altro hanno dato un contributo e quindi ma rimane il merito che è una squadra solida, che ha parecchie letture, parecchie situazioni e quindi abbiamo giocato contro un avversario che al di là dei nostri demeriti ha sicuramente giocato una partita importante.